Io sono Mr. Dad e questa è la The One TV. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto contento. Altra cosa importante, andate sui miei canali social che tutto quello che esce è creato da noi. O piace o non piace, è creato da noi. Per i nostri canali social stiamo cercando dei collaboratori, se qualcuno vorrebbe collaborare con noi ci scrive in privato per capire se ci può essere una collaborazione presente o futura. Altra cosa importante, noi abbiamo questo obiettivo, quello di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. È difficile? Sì. È impossibile? No. Perché non è impossibile? Perché noi siamo una bella community, una community compatta, una community bella unita che possiamo fare la differenza. Come ho detto sempre, è difficile arrivare a 1000 iscritti, ma non è impossibile. Però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della nostra community. E questo non è il canale di Mr. Dardo, il canale della The One TV. Questo è il vostro canale. In questo canale ci sono due regole fondamentali: educazione e rispetto. Se voi rispettate queste due regole, ognuno può dire la sua, non sarà nessuno mai censurato in questo canale. Forse negli altri sì, in questo no. Allora, stiamo per avvicinarci a Inter-Juve domenica alle 20:45, calcio d'inizio. Ancora non sappiamo chi è l'arbitro. È una bella sfida, signori miei. Stiamo parlando della prima contro la seconda. Si può aprire il campionato si può chiudere. Ma il problema è proprio questo. Come arrivano le due squadre? La Juve, abbastanza con l'infermeria piena. Ieri c'è stata la conferma di Timothy Weah che non farà parte della partita. Oltre i soliti Pogba e Fagioli, c'è Danilo che non farà parte della partita. Si è unito Timothy Weah. Ora da valutare. McKennie, Miretti e c'è anche da valutare Locatelli, soprattutto Locatelli è tanto da valutare. Dall'altra parte abbiamo un Inter quasi al completo. Gli unici che mancano sono Pavard per infortunio e Bastoni per infortunio nella parte arretrata, però dalla parte arretrata, oltre ai tanti nomi già citati, avrà Stefan De Vrij, avrà Acerbi, avrà Dania, non saranno i titolarissimi, però signori miei, stiamo parlando dei giocatori che hanno fatto molto bene quest'anno all'Inter. Se l'Inter è la prima della classe, vuol dire che si è lavorato abbastanza bene. Però il problema è che in questo momento, fra Inter e Juve, si stanno lanciando quel pallone, sembra come palla maledetta, che tu la lanci, chi cade perde, perché Allegri lancia la palla verso l'Inter, che è la favorita dello scudetto in questa partita. Altrettanto Marotta e Inzaghi lancia la palla verso la Juve, ma con l'unica scusa, secondo me, la scusa dell'Inter che mancano le coppe. Signori miei, è la Juve la favorita. Io dico, se la Juve non aveva le coppe, e aveva, non aveva le coppe, non ha le coppe, però aveva Pogba e Fagioli, la Juve era la favorita a vincere lo scudetto. Perché vuol dire che aveva la squadra al completo. Se tu non hai le coppe e ti mancano i tuoi due giocatori a centrocampo o tutta la rosa con un po' di fantasia che sono Pogba e Fagioli per discorsi diversi, vuol dire che non può essere la favorita. Io capisco che i giornalisti vicino al famoso Beppe Nazionale devono dire che l'Inter non è la favorita perché casomai non vince, non danno la colpa alla dirigenza. Io lo capisco pure questo. Però, signori miei, io nei 9 anni che ho vinto 9 scudetti consecutivi e mi davano da favorito, io ero contento. Se io poi non riuscivo a vincere, la dirigenza si prendeva le responsabilità. Nell'anno in cui Pirlo viene cacciato, lì la dirigenza ha sbagliato. La Juve era la favorita a vincere il campionato e non l'ha vinto. E non l'ha vinto. E lì ha sbagliato la società perché ha sbagliato completamente il mercato. E lì ha sbagliato la società e va detto. Nell'anno in cui ritorna Allegri, Allegri nel primo anno ha fallito perché aveva la squadra per competere per lo scudetto, ma nei primi 2 mesi butta la stagione nel cesso. Ma noi le diciamo le cose. L'Inter in questi 3 anni con lo scudetto al Milan, lo scudetto al Napoli e quest'anno è costruita per vincere. A me mi dite, ma sì, ma l'Inter non ha come non ha speso niente. E grazie a non ha speso niente. Locatelli glielo fanno pagare come io ho pagato la rata della macchina a 56 anni.
Ecco perché non ha speso niente. 33 milioni di Pavard. Andiamo a prendere a Bisser quanto l'ha pagato. Perché poi noi andiamo a criticare la Juve quando paga i parametri zero. Thuram l'ha pagato 8 milioni, 7 milioni di ingaggio. Giocatore perfetto. Finora, colpo dell'anno. Finora, Thuram è il colpo dell'anno. Finora, fino alla 12ª giornata, il colpo dell'anno è Thuram. Per il fatto che l'Inter ha paura di dirsi favorita, non tanto per Inzaghi, Inzaghi sappiamo che allenatore anche sta cambiando tanto, ma la dirigenza, dopo 3 anni, dopo mi sembra 5 anni di questa dirigenza, che ha speso tanto, perché più di 1 miliardo di debiti non l'ha fatta un'altra dirigenza, l'ha fatta questa la dirigenza. Poi diamo la colpa a Conte perché Conte ha voluto i campioni. Ma Conte ha vinto. Conte ha vinto. L'Inter in questi ultimi 2 anni, oltre alla finale di Champions, che è uscita a testa alta, a testa alta, ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Quando la Juve l'ha vinta con Pirlo, erano coppette. L'ha vinta l'Inter, prossimamente sono coppe che valgono quanto la Champions. Poi la nuova scusa qual è? Che dipende come perde la finale. No, no, signori miei, tu la finale puoi perdere giocando bene, puoi giocando male, ma sempre finale persa. Sempre finale persa. Però è bello come riescono a girare la frittata alcuni personaggi di sfonda interista, come riescono a girare la frittata a modo loro. Io invece, parlando con i veri interisti, quei interisti che non devono fare, non devono lisciare il pelo al Peppe nazionale, come i veri juventini non devono lisciare il pelo ad Andrea Agnelli, se la Juve è favorita, io lo dico, la Juve è favorita, e nei 9 anni di scudetto, dei 9 scudetti di fila della Juve, la Juve era favorita quando perdeva contro l'Inter. Vuol dire che l'Inter ha giocato meglio, vuol dire che la Juve ha giocato male. Oggi, a oggi, l'Inter è favorita. L'Inter ha 2 squadre. La Juve quest'anno non ha fatto mercato. O l'ha fatto sbagliato negli anni precedenti, o quest'anno, ma non ha fatto mercato. Chi mi dice che l'Inter non ha fatto mercato? È bugiardo. Perché l'Inter ha speso 34 milioni per Frattesi, ha speso altri 30 per Pavard. Frattesi lo pagherà. Fra 5 anni, come io ho pagato la macchina, però è un altro discorso. Però li ha comprati i giocatori. Poi che Inzaghi quest'anno è riuscito a migliorare il gioco dell'Inter è una cosa sotto gli occhi di tutti. A oggi l'Inter sta nella top 10 delle squadre europee. Poi non so se vincerà. Non so se vincerà la Champions, però sta nella top 10 perché imposta e gioca la grande. Dell'Inter non c'è un reparto debole, poi qualcuno può dire l'attacco, però io parto sempre con i titolari, con gli 11, a me in Italia non c'è nessuno che può competere con l'Inter, neanche il Napoli dello scorso anno, che il Napoli dello scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario, e allora oggi io mi devo sentire dire che gli interisti non sono favoriti nella sfida domenica, che si devono buttare avanti per poi dire che hanno fatto l'impresa, non mi sta neanche bene. Io quando la Juve era forte, lo scorso anno la Juve non era favorita e ha vinto. 2 anni fa, nel primo anno di Allegri, la Juve era favorita e ha perso. A me non mi interessa, non sono qui a dire il rigore o non rigore, che quello rilascio ai tifosi da bar, perché il rigore, come ho sempre detto, oggi me lo fischiano ma non me lo fischiano. Oggi mi danno l'espulsione ma non mi danno l'espulsione, come quello che mi dice dipende l'errore arbitrale in quale momento, non è vero. Il rosso al rigore può valere al primo minuto come può valere all'ultimo minuto, allo stesso peso. A me quelli che mi dicono, sì, a me non mi ha dato il rigore all'ultimo minuto che aveva un peso, no, no, no. E se a me mi dava il rigore al primo tempo, al primo minuto, la partita cambiava. E allora dico questo, per me, a oggi, come sono le rose, la favorita, non solo per la sfida di domenica, è l'Inter. E per lo squadro è l'Inter, a oggi. Poi, se a gennaio la Juve compra qualcuno, le cose possono cambiare, però a oggi, che noi parliamo della 13ª giornata, Inter è favorita sulla Juve per vincere. Poi sappiamo bene che in campo può succedere di tutto. Sappiamo anche bene che sarà una partita brutta, sarà una partita dove i due allenatori, che secondo me giocheranno a specchio,
faranno tatticamente una partita perfetta. Che vuol dire una partita perfetta tatticamente? Che sarà una partita brutta, dove si andranno o copriranno uno contro l'uno, copriranno gli errori altrui, ma sarà una sfida brutta tatticamente, dove a farla da padrone sarà l'episodio. Chi avrà l'episodio a favore e lo saprà sfruttare può vincere la partita. Faccio un esempio: se l'Inter dopo un minuto trova il gol, sarà tutto un altro tipo di partita. Se la Juve, come la Fiorentina, troverà il gol dopo 10 minuti, sarà una partita tipica di quella come la Fiorentina. Però il problema qual è? Che oggi tu affronti Lautaro, che è in forma straordinaria, o un Thuram che è in forma straordinaria, e non so se conviene portare il nemico in casa, perché oggi portarti il nemico in casa, che si chiama Thuram e Lautaro, lui ti ruba, non al terzo tentativo, al primo tentativo. Allora vediamo che partita sarà. Comunque, come da me detto, per me la favorita numero uno alla vittoria sia del campionato che di questa partita è l'Inter alla 13ª giornata, ripetiamo, alla 13ª giornata. Poi a gennaio, se ci sarà mercato o no, lì possono cambiare anche le sorti di un campionato. L'abbiamo visto che comprare un certo tipo di giocatore o no può cambiare completamente la partita. Signori miei, una stagione. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e si va verso un Juve Inter davvero spettacolare, o no? Ditemi la vostra. Ciao!